Anche oggi facciamo, con le slide che ormai conoscete, un po' il punto della situazione su quanto avete già visto pubblicato ieri e che è stato il frutto del lavoro della cabina di regia e poi del comitato tecnico scientifico. Allora, la prima slide, come sempre, ci porta a una dimensione europea e ci mostra sostanzialmente una situazione di un'Europa, e l'Italia compresa, dove in qualche modo si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi. Però vedete che il colore arancione è ancora abbastanza arancione, abbastanza significativo, il che vuol dire che il numero di nuovi casi è ancora significativo, anche se la tendenza è chiaramente alla decrescita. L'altro passaggio importante è l'andamento dell'epidemia con la curva, come vedete. Le zone sempre grigie sono le zone dove in qualche modo i dati sono ancora in fase di stabilizzazione. Ricordo sempre a tutti che ci troviamo di fronte, questo è il flusso che viene alimentato presso il sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo flusso ha la caratteristica di avere qualche giorno di ritardo rispetto al flusso quotidiano che viene pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, ma in questo flusso l'Istituto ovviamente è più preciso, proprio perché vengono caricati i dati nominativi con tutti i dati, anche i riferimenti riguardo ai contagi così come si verificano. Il terzo elemento ulteriore è come va, se vedete, il numero dei casi. In questo caso noi compariamo due periodi, il periodo, come vedete, che va dal 23-11 al 6 dicembre contro il periodo di metà novembre, dal 9 al 22 novembre. E vedete che in tutte le regioni c'è una decrescita, in alcune più significative di altre, alcune regioni però sono ancora in una fase stabile o di lieve crescita. Questo ci dà il dato dell'incidenza, incidenza che viene declinata in due periodi, quello di 14 giorni, che è un periodo ovviamente più lungo e più stabile, e in questa fase ovviamente tiene conto anche della decrescita, quindi è chiaramente in termini numerici impegnativo, e parliamo di 455 casi per 100.000 abitanti a livello nazionale. Quello invece a 7 giorni, che in una fase come questa di decrescita è particolarmente interessante, perché ci dice sostanzialmente come si sta rapidamente muovendo anche nel periodo più recente o più vicino a noi, quello dei 7 giorni, l'incidenza, e vediamo che sostanzialmente è scesa sotto i 200, la settimana precedente eravamo sopra i 250, oggi siamo a 193, oggi nel periodo preso in considerazione al 9 dicembre siamo a 193 per 100.000, però è un numero molto alto con differenze tra regioni, e questo è un numero ancora che non ci può permettere, è ancora lontano, ribadisco, lontano dalla nostra possibilità di muoverci dalla mitigazione al contenimento, che ricordo a tutti vuol dire la nostra capacità di tracciare puntualmente tutti i nuovi casi.